Cari amici di Xtreme Hardware, benvenuti alla recensione di Asus PhonePad Note 6, il primo vero Fablet di Asus basato su un processore Intel Dual Core Z2580 che opera alla frequenza di 2 GHz. Questo Fablet presenta delle dimensioni davvero generose. È caratterizzato dalla presenza di un display da Ben 6 pollici, costruito con tecnologia Super IPS Plus, e con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080. Il resto delle caratteristiche tecniche parla di 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, una batteria da Ben 3200 mAh e una fotocamera da 8 megapixel. Che, come vi faremo vedere dopo, non ha purtroppo il flash. Per quanto riguarda l'aspetto estetico del dispositivo, possiamo dire che, nonostante le dimensioni davvero importanti, è comunque un Fablet piuttosto solido e compatto. Infatti, il grip offerto dalla plastica sul retro è piuttosto buono ed in ogni caso non si avverte alcun scricchiolio nel utilizzare questo dispositivo, a differenza di altri fablet e smartphone concorrenti che invece sono costruiti con plastiche davvero scadenti. Per quanto riguarda i vari pulsanti e i vari slot presenti su questo fablet. Possiamo vedere che sul lato sinistro abbiamo lo slot per inserire la micro SD e la, la scheda micro SIM, sul lato destro invece troviamo il pulsante di accensione e di bilanciare del volume, su quello superiore c'è il jack audio da 3,5, su quello inferiore abbiamo invece il microfono, la porta micro USB e lo slot per lo stilo. Come potete vedere non c'è il flash, la fotocamera infatti come vi daremo conto più avanti soffre parecchio in condizioni di scarsa illuminazione. Diciamo che l'aspetto estetico è classico, non c'è nulla, nulla di eccezionale, differenza rispetto agli altri dispositivi invece la fanno gli speaker, sono due e sono posti frontalmente nella zona inferiore e nella zona superiore. Il doppio speaker assicura una buona qualità audio nonostante il volume non sia eh, decisamente alto. Andiamo a vedere quella che è l'interfaccia del dispositivo. Questo Fablet monta Android 4.2.2 quindi Android Jelly Bean ancora. L'interfaccia di sblocco è assolutamente classica, possiamo sbloccare il dispositivo possiamo richiamare Google Now oppure possiamo tirare giù la barra delle notifiche. Come potete già vedere, non è la classica barra delle notifiche che troviamo su Android stock. Infatti, eh, oltre ai toggle rapidi sono stati inseriti collegamenti a varie impostazioni da parte di Asus. Possiamo comunque eh, impostare una barra predefinita. Ovvero mantenere questa barra delle notifiche personalizzata da Asus oppure possiamo decidere di utilizzare la barra delle notifiche di Android Stock. Sblocchiamo il dispositivo. Come potete vedere, anche il launcher non è stato modificato in maniera eccessiva da parte di Asus. È tutto piuttosto, piuttosto simile alla versione pura e di, di android è stato cambiato solamente il tema che come potete vedere passa dall'essere scuro all'essere chiaro ci sono varie applicazioni preinstallate andando a farne una veloce carrellata abbiamo amazon kindle Link, app backup app locker, audio wizard google chrome quindi un doppio browser per questo dispositivo Abbiamo un dizionario, Google Drive preinstallato, Facebook Flipboard, poi c'è un gestore file, abbiamo Google Hangout, troviamo poi l'applicazione Meteo, MyBitcast, My Library, il Playbooks, Play Edicola, Play Games, ovviamente anche Play Music e Play Movies, ovviamente il Play Store una suite office chiamata Polaris Office, abbiamo poi Press Reader, un'applicazione per la protezione genitoriale, ovvero il controllo tramite password di determinate app in modo da bloccare certi contenuti, abbiamo la radio FM, l'applicazione, come vi ho fatto vedere prima, del risparmio energia, eccola qua, la modalità specchio non fa altro che attivare la fotocamera frontale in sostanza, Abbiamo l'applicazione Splendid che permette di modificare quelli che sono i settaggi del, dei colori dello schermo, l'applicazione Story che permette di creare una sorta di fotolibro eh, attraverso le foto che abbiamo scattato con il dispositivo, due applicazioni per le note ovvero Supernote e Tasks ed infine uh, altre due applicazioni che sono Web Storage, una soluzione cloud proposta da Asus e Zinio, un'applicazione per scaricare magazine e quotidiani. Insomma, le applicazioni preinstallate da Asus sono davvero parecchie, buona parte di queste sono comunque utili, diverse altre eh, sono sostanzialmente inutili per parecchi, per parecchi utenti. Asus ha introdotto parecchie novità con questo dispositivo, vi ho già detto della modifica alla barra delle notifiche, All'interno della barra delle notifiche, tra i toggle rapidi, troviamo alcune altre novità portate da Asus con questo Fablet. Prima tra tutte la modalità una mano che permette di effettuare un resize dello schermo in modo da utilizzare appunto il Fablet con un'unica mano. Come potete vedere, possiamo spostare lo schermo sulla destra o sulla sinistra e possiamo decidere anche le dimensioni di questo schermo rimpicciolito tra 4,3, 4,5 e 4,7 pollici. Devo dire una funzionalità davvero, davvero comoda ed interessante. Tra i toggle rapidi troviamo anche la modalità lettura, che permette di modificare in maniera automatica le gradazioni di colore del display, in modo da affaticare di meno gli occhi nella lettura di libri oppure file pdf. Abbiamo poi la modalità, come vedete qui, salvataggio intelligente, che va ad agire tramite l'applicazione di risparmio energia e permette quindi appunto di migliorare la gestione della batteria. Come vedete qui ci sono alcuni bug grafici presenti qua e là nel, nel sistema. Come vedete non si legge interamente la scritta e questo bug si attiva nel momento in cui venga attivata. Su e successivamente disattivata la modalità di salvataggio automatico ed intelligente della, della batteria. Rimanendo sulle novità introdotte da Asus, abbiamo una sorta di launcher alternativo, launcher rapido, che viene richiamato attraverso uno swipe dal basso verso, verso l'alto, esattamente come si fa per avviare Google Now. Ci sono vari collegamenti rapidi, li possiamo personalizzare attraverso la funzione selezione collegamenti. È un launcher che io personalmente non ho utilizzato perché sono abituato comunque ad andare a richiamare le applicazioni dell'app drawer. Comunque è una funzionalità interessante di questo, di questo dispositivo. Abbiamo poi ovviamente il pennino, il cui utilizzo è piuttosto, piuttosto comodo ed immediato. Il pennino si interfaccia bene con il resto del sistema e l'utilizzo è piuttosto semplice. Come potete vedere, possiamo decidere che tipo di penna o pennello o pennarello utilizzare e possiamo andare a prendere delle note e scrivere qualsiasi cosa sul nostro schermo, il tutto mentre continuiamo a visualizzare l'applicazione in, in background. Chiudiamo un attimo la parte delle note, possiamo ovviamente utilizzare il pennino anche per scorrere le pagine e per usare il dispositivo nella maniera più classica. Ecco qua. Volevo farvi notare inoltre che nella sezione impostazioni abbiamo poi vari sottomenu eh, introdotti da Asus, tra questi ecco la funzionalità di risparmio energia che ci permette anche di andare a controllare quelle che sono le varie statistiche di utilizzo dell'energia della batteria in particolare e questo ci permette di andare a capire quali sono le applicazioni che utilizzano maggiormente la nostra, la nostra batteria. Abbiamo poi impostazioni personalizzate Asus, ci permette di utilizzare la barra delle notifiche originali di Android, eccola qua, oppure quella personalizzata da Asus, molto comoda questa, questa funzionalità. Abbiamo le impostazioni per lo stilo, possiamo infatti decidere con quale mano andiamo ad utilizzare lo stilo. Quindi, eh, possiamo impostare la mano destra o la mano sinistra, e abbiamo poi varie vari altre, altre impostazioni personalizzate. Volevo farvi vedere anche un aspetto introdotto da Asus con la tastiera. Questa è la tastiera Asus ed è molto particolare in quanto ci permette di scrivere nella maniera più classica, ecco qua, oppure ci permette anche di impostare una scrittura in maniera molto intuitiva, ecco qui possiamo scrivere con il pennino oppure direttamente con il dito, e viene eh, catturato direttamente quello che tracciamo sullo schermo e trasposto direttamente nel, nell'SMS. Vi ho già detto delle applicazioni, delle applicazioni preinstallate. Tra queste, le più importanti sono, ovviamente, l'applicazione per i backup, l'applicazione eh, chiamata AppLocker, che ci permette di bloccare con password altre app, e ovviamente Google Chrome. Infatti, volevo farvi notare che questo dispositivo eh, è dotato comunque di un, è dotato di un processore. Piuttosto potente, un processore Intel, dual core da 2 GHz, e non, non teme alcun confronto. Si comporta infatti molto bene nella visualizzazione di pagine web anche molto pesanti. Per esempio, se apriamo il, il nostro sito, purtroppo non abbiamo una linea DSL molto, molto veloce, come potete vedere. Dobbiamo aspettare un attimo, ecco qua. Non ci sono particolari, particolari lag e particolari impuntamenti nella funzione di, di pagine web, anche lo zoom è piuttosto immediato e non, non presenta particolari problemi. Diciamo che il comportamento del browser è simile a quello del comportamento dell'interfaccia intera ovvero non, ci sono, non ho notato particolari, particolari lag né particolari impuntamenti se non magari quando stiamo scaricando diverse applicazioni dal Play Store nel frattempo magari utilizziamo un, un gioco di conseguenza il processore comincia a faticare un attimo e in qualche momento il, il frame rate può calare leggermente e di conseguenza portare il gioco ad andare un pochettino a scatti nel complesso comunque diciamo che la fluidità generale è assolutamente buona vi ho detto in apertura che la fotocamera non ha il flash questa è una mancanza grave volevo comunque farvi vedere che ci sono parecchie impostazioni eh, aggiuntive introdotte da asus all'interno dell'applicazione fotocamera come potete vedere è estremamente differente rispetto all'applicazione fotocamera presente su Android Stock. Abbiamo parecchi preset selezionabili, tra questi la modalità HDR e la modalità panorama in particolare. Abbiamo poi la possibilità di scegliere diversi filtri in maniera simile a quanto si fa su Instagram, per esempio. E abbiamo infine parecchi... Parecchie ottimizzazioni e impostazioni che possiamo selezionare attraverso questo, questo sottomenu sicuramente possono migliorare parecchio la resa di quella, della, della fotocamera. Il comportamento in generale di fotocamera e videocamera non è comunque male, tuttavia, bisogna considerare che in condizioni di scarsa illuminazione la fotocamera tende a faticare parecchio, in particolare quando ci sono condizioni di eh, grandi contrasti in termini di illuminazione il telefono fa molta fatica nell'eseguire l'autofocus e nel bilanciare i vari colori questo sia per quanto riguarda la registrazione di video che per quanto riguarda eh, lo scatto di fotografie da notare inoltre che è, poss è possibile riprendere video in full hd quindi 1080 pixel passiamo alla galleria eccola qua ci sono alcune foto che ho scattato ho scattato ieri e alcuni screenshot la galleria devo dire che non mi è piaciuta particolarmente preferisco quella di android stock e l'ho trovata personalmente un, un po caotica e dispersiva eh, abbiamo comunque la suddivisione tra fotografie scatti recenti le fotografie salvate localmente sul dispositivo e quelle presenti invece su cloud. Possiamo poi accedere alla fotocamera o alla videocamera ed infine aggiungere amici o tag alle nostre fotografie. Se apriamo per esempio le foto locali, ecco come è organizzata la galleria. Devo dire che il telefono ci mette un attimo a eh, elaborare l'immagine nei suoi massimi dettagli, un po' come funziona ad esempio quando stiamo navigando su internet e se non abbiamo una connessione estremamente veloce vediamo subito l'immagine leggermente sgranata e successivamente eh, possiamo apprezzarla in tutti i suoi dettagli su questo dispositivo funziona esattamente nello stesso modo presumo sia un uh, problema dipendente in parte dal software in parte dal, dall'hardware in particolare dal, dal processore Facendo un tour relativamente alle applicazioni preinstallate, non posso non evidenziare l'utilità di applicazioni quali il gestore file assolutamente basilare, ma comunque molto comodo. Applicazioni molto utili sono poi, vabbè, ovviamente quella del, del meteo, quella per il risparmio di energia, la protezione genitori molto utile in diversi casi ed ovviamente la radio FM. Volevo farvi notare poi anche la qualità audio piuttosto buona offerta da questo dispositivo. Andiamo ad aprire per esempio il video di Timber in modo da farvi apprezzare la qualità audio del dispositivo. Speriamo, ecco qua, abbiamo beccato subito la pubblicità. Apriamo un altro video. Come potete sentire la qualità audio è decisamente buona, il doppio speaker fa, eh, svolge un egregio lavoro diciamo. Anche per quanto riguarda la luminosità e la qualità dei dettagli lo schermo è assolutamente risoluto e ben, ben definito. Diciamo che si merita un voto molto alto. Riguardo la batteria devo dire che è assolutamente sufficiente per raggiungere l'intera giornata di utilizzo anche intenso in più occasioni infatti siamo riusciti ad avere una copertura in termini di schermo acceso tra le 5 e le 6 ore addirittura la parte telefonica è piuttosto buona non ci sono difetti particolari volevo segnalarvi un problema che ho riscontrato nell'applicazione messaggi in particolare in quelle conversazioni in cui ci sono centinaia se non migliaia di sms il l'applicazione tendeva a tornare sempre al primo messaggio della conversazione questo è sicuramente un difetto non da poco perché è molto scomodo tornare poi in fondo alla conversazione di conseguenza all'ultimo messaggio per quanto riguarda il dialer devo dire che così come la rubrica come la galleria scusate poteva essere disegnato in maniera migliore ecco personalmente non lo apprezzo in maniera particolare e comunque utilizzabile senza problemi, possiamo inoltre decidere di utilizzare la tastiera come vi ho fatto vedere prima: ovvero possiamo scrivere direttamente con il dito o con lo stilo in modo da comporre il numero eh, desiderato. Vi faccio un attimo sentire la qualità dell'audio attraverso il viva voce. bonus per verificare le opzioni attive e modificarle premi 1 per il credito residuo SOS di carica e le altre informazioni sulla tua linea premi 2 come avete sentito la qualità del viva voce è piuttosto buona non è molto alto il volume tuttavia penso sia penso sia più che sufficiente altro punto riguardante l'audio e la qualità degli auricolari nella media diciamo non, non fanno gridare sicuramente al miracolo e non vanno a mantenere quella che è la qualità invece offerta dal doppio speaker abbiamo scaricato anche alcuni, alcuni giochi per farvi vedere come si comporta questo dispositivo logicamente giocare con un fablet e di conseguenza con uno schermo tra l'altro in full hd è molto più gratificante rispetto a a giocare con, un, con, un, con uno smartphone con un display da 4 pollici per esempio ad esempio vi farò vedere Savoy Surfers aspettiamo un attimo il caricamento ecco qua cominciamo a giocare ho disattivato l'audio come vedete non ci sono non ci sono lag particolari anche perché devo dire questo non, non mi sembra un gioco particolarmente, particolarmente pesante come vedete non, non c'è alcun problema di sorta usciamo vi faccio vedere anche un altro gioco per esempio Angry Birds Eccolo qua. Aspettiamo un attimo il caricamento. Eccoci qua. Adesso, questi giochi, ovviamente, li utilizziamo solo per farvi vedere quella che è la, la, la fluidità e il comportamento, diciamo. Nel dispositivo, nelle più disparate situazioni, come potete vedere, non ci sono rallentamenti né problemi di qualsiasi sorta. Usciamo dal gioco, ecco qua. Bene, ora che abbiamo fatto una panoramica complessiva sul dispositivo, ci tenevo a ricapitolare quelli che, dal mio punto di vista, sono i punti di forza. E i punti di debolezza o comunque migliorabili di questo dispositivo partendo da ciò che non ci è piaciuto ovviamente non possiamo non citare l'assenza del flash ritengo infatti che sia una caratteristica irrinunciabile e in particolare non possa essere ammissibile la mancanza del flash su un telefono che ha un prezzo di 399 euro prezzo comunque competitivo altra mancanza non indifferente e l'assenza del LED di notifica posto frontalmente lo ritengo una delle caratteristiche irrinunciabili in uno smartphone. Un'ulteriore pecca che ho avvisato in questo dispositivo è il difetto dell'applicazione messaggi che tende a tornare appunto sempre al primo SMS della conversazione. Nel caso di conversazioni costituiti da pochi SMS non è ovviamente un problema, ma nel caso in cui gli sms fossero centinaia o addirittura migliaia, il problema non è veramente da poco perché alla scrittura di ogni messaggio saremmo costretti a tornare in fondo alla conversazione. Altro problema è quello relativo alla messa a fuoco della fotocamera in condizioni di forti contrasti di luce. Non ci sono altri grossi difetti da segnalare se non alcuni bug grafici che sono sicuro Asus si impegnerà a correggere con gli aggiornamenti che arriveranno per questo dispositivo passando ai punti che ci sono piaciuti di questo tablet uno tra tutti è ovviamente il display molto luminoso decisamente risoluto insomma un ottimo display in fin dei conti Molto alto anche il voto relativo alla batteria, che copre senza problemi l'utilizzo eh, nell'arco dell'intera giornata e che, offrendo 3200 mAh di capacità, comunque riesce a soddisfare le esigenze di quasi tutti gli utenti. Molto buono anche l'audio, garantito dal doppio speaker frontale, così come l'integrazione con il resto del sistema dello stilo. Che si comporta piuttosto bene e si rivela decisamente utile in parecchie situazioni. Come vi ho detto, ci sono molte app preinstallate, alcune di queste sono utili, altre decisamente meno. Eh, lo segnalo comunque come un punto a favore, in quanto molti utenti possono non avere l'esperienza per andarsi a cercare applicazioni adatte, per esempio per il backup, per, il, per la protezione genitori. O per esempio anche solo per impostare una password all'apertura di determinate altre applicazioni. Ultimo punto a favore devo dire è la qualità costruttiva che non impiega materiali che fanno gridare a miracolo, i materiali non sono di assoluta qualità ma sono comunque decisamente buoni, il grip offerto dal dispositivo è <coughs> piuttosto buono e in genere <coughs> la solidità del Fablet è apprezzabile. In conclusione quindi un dispositivo ben costruito, ben bilanciato, con diversi punti a favore e alcuni punti a sfavore, ma che sono sicuro verranno corretti con aggiornamenti software o con le prossime revisioni, appunto di questo fablet. Diciamo che con la presenza del flash e la presenza di un led di notifica, questo fablet si avvicinerebbe quasi a alla, alla perfezione ad un voto veramente alto l'interfaccia come vi ho già detto scorre piuttosto fluida non ci sono lag particolari il giudizio complessivo è quindi decisamente buono anche in relazione al prezzo che è di 399 euro sul listino asus il prezzo è piuttosto concorrenziale non troviamo a queste cifre dispositivi del genere che offrono in particolare un display full HD, 2 GB di RAM, la possibilità di espandere la memoria attraverso la micro SD ed in genere comunque un, un sistema operativo piuttosto, piuttosto curato, con alcune caratteristiche interessanti e che non presenta punti da correggere se non qualche piccolo bug grafico ed in genere, forse l'uniformità dell'interfaccia grafica anche in termini di colorazioni consiglio quindi questo dispositivo a tutti coloro che magari desiderano un, uno smartphone con uno schermo grande e che eh, magari non hanno la possibilità di acquistare separatamente uno smartphone ed un tablet questo fablet coniuga in maniera piuttosto efficace, entrambe le anime di questi dispositivi all'interno di un unico device si comporta in genere molto bene e l'ho trovato anche molto utile per la lettura per esempio di libri o di file PDF anche di grosse dimensioni. Giudizio complessivamente positivo, alcuni aspetti da migliorare, ma comunque per essere il primo vero fablet di casa Asus. È un prodotto decisamente ben riuscito. Ulteriori dettagli li trovate nella recensione scritta. Vi invitiamo a leggerla attentamente e a porci domande su questo dispositivo sul nostro forum.